risultati sorprendenti nei numeri, una vittoria molto ampia, doppiato Pescarin, che è un'icona di AEG, ve lo aspettavate? No, sinceramente non ce l'aspettavamo. Sapevamo di aver fatto un buon lavoro, di aver parlato con tante persone cercando di raccontare qual era il nostro punto di vista, quali erano i nostri punti del programma, ma un divario di questo tipo non ce l'aspettavamo, sinceramente. Eravamo oltre la ogni più rosea aspettativa da parte nostra. È cambiata proprio un'epoca allora, in AEG comincia un lavoro nuovo, voi avete un programma che diceva insomma AEG deve voltare pagina. Sì, è sempre stato diciamo, un punto del nostro programma, ma quello della necessità di guardare al futuro, di trovare attraverso le radici della storia di AEG, però del passato di AEG, ma con un'ottica verso il futuro, verso il programma. Noi pensiamo sì che sia giunto proprio il momento di voltare pagina, di dare nuovi indirizzi allo sviluppo e cercheremo di fare in modo che tutti i punti del nostro programma vengano svolti e si possa in qualche modo aprire appunto una nuova pagina per il futuro di AEG. Voi non arrivate in un momento facilissimo, un bilancio che non è stato approvato e il buco Tradecom che comunque peserà. Sì, sicuramente la cooperativa è in un momento di difficoltà, in un momento difficile, per questo bisogna intanto essere molto chiari con i soci, raccontare esattamente come sono andate le cose e poi bisognerà affrontare i problemi ad uno, in primis quello dell'approvazione del bilancio che chiaramente a questo punto pensiamo di fare nel più breve tempo possibile per dare alla cooperativa un bilancio e quindi una struttura su cui poi iniziare a lavorare per il futuro. Ecco. Voi nel bilancio vi siete astenuti proprio dicendo non vogliamo affossare la cooperativa. La cooperativa AEG rischia l'affossamento oppure ha risorse per andare avanti e risorgere se vogliamo? No, la cooperativa ha risorse per andare avanti, però non bisogna diciamo, abbassare la guardia dicendo che chiaramente che è in un momento di difficoltà, che grazie però alla storia che cosa ha avuto in questi anni siamo in grado di affrontare e cercheremo di fare nel migliore dei modi per in qualche modo affrontare anche le sfide future, a partire insomma, dalla gara d'ambito, qualsiasi altra sfida che anche in ambito commerciale ci saranno. E quindi ci aspetta un duro lavoro che tenteremo di fare al meglio.